Le piace Burt Bacharach? Di Haruki Murakami. Marzo. Buongiorno. Il freddo diminuisce ogni giorno che passa e ultimamente nei raggi del sole si percepisce già un lieve sentore di primavera. Lei come sta? Ho letto con delizia la sua lettera dell'altro giorno, soprattutto il passaggio in cui parla della relazione tra un hamburger e la noce moscata. Era pieno di vita e molto ben scritto. Potevo sentire il buon odore della cucina e il rumore sordo del coltello che tagliava le cipolle, come se fossi stato lì. Leggendo la sua lettera mi è venuta una voglia irresistibile di mangiare un hamburger. E la sera stessa al ristorante ne ho ordinato uno. Ce n'erano di 8 tipi, alla texana, alla californiana, alla hawaiana, alla giapponese e altri ancora. L'hamburger alla texana era soltanto molto grande, in quello alla hawaiana c'erano delle fette di ananas. Il californiano, beh, ho dimenticato. Quello alla giapponese veniva servito con della rapa grattugiata. Il locale era di un gusto piuttosto ricercato e le cameriere, tutte carine, portavano uniformi molto corte. Comunque io non ero entrato lì per studiare l'arredamento o sbirciare sotto le gonne delle cameriere. Volevo solo mangiare un hamburger, un semplicissimo hamburger, alla niente di niente. Questo ho spiegato alla ragazza che è venuta a servirmi. Mi ha risposto che era desolata, ma lì avevano soltanto degli hamburger alla qualche cosa. Naturalmente non potevo prendermela con lei. Non era lei a fissare il menù e non era neanche per suo piacere che indossava un'uniforme tanto corta da lasciar vedere le mutandine ogni volta che portava via un piatto. Così le ho fatto un sorriso e ho ordinato un hamburger alla hawaiana. Lei mi ha suggerito di togliere l'ananas prima di mangiarlo. Chi me lo impediva? Viviamo in un mondo davvero strano. Uno desidera un normalissimo hamburger, ma capita che lo possa avere solo sotto forma di un hamburger alla hawaiana senza ananas. A proposito, quello che ha cucinato lei era normalissimo, senza niente, vero? Era di un hamburger così che mi è venuta una voglia tremenda, leggendo la sua lettera. In confronto il passaggio sui distributori automatici dei biglietti delle ferrovie nazionali mi è sembrato un poco approssimativo. Gli aspetti che mette a fuoco sono sicuramente interessanti, ma il lettore non ricava un'impressione abbastanza vivida della scena. Non cerchi di essere acuta a tutti i costi, la scrittura in fin dei conti è un espediente. Nel complesso direi che il punteggio della sua ultima lettera è un 70. Comunque la sua capacità di scrivere a poco migliora. Perseveri, ma non abbia fretta. Attendo il piacere di leggere la sua prossima lettera. Post scritto. Grazie per i biscotti assortiti, erano ottimi. Tuttavia le regole della nostra associazione vietano ogni scambio personale al di fuori delle lettere. La prego quindi di astenersi d'ora in poi dal prendersi tale disturbo. In ogni caso la ringrazio nuovamente. Post scrittum. Spero che abbia trovato una buona soluzione alle tensioni nervose tra lei e suo marito, di cui mi ha parlato nelle lettere precedenti. All'età di 22 anni, per 12 mesi, feci quel lavoro a tempo parziale. Avevo un contratto con una piccola agenzia dall'assurdo nome di Pen Society, situata a Hidabashi, e in un mese dovevo scrivere almeno una trentina di lettere dello stesso genere per 2000 yen l'una. Lo slogan dell'agenzia era «Anche tu puoi scrivere una lettera che faccia vibrare il cuore». I membri pagavano una tassa di iscrizione e una quota mensile per la quale potevano mandare alla Pen Society una lettera alla settimana. Noi altri Pen Master rispondevamo dando pareri e consigli, come nell'esempio che ho riportato. Agli uomini rispondeva un master femminile, alle donne un master maschio. Delle mie 24 corrispondenti, la più giovane aveva 14 anni, la più vecchia 53.
La maggior parte però erano donne tra i 25 e i 35 anni, il che significava che io ero quasi sempre più giovane di loro. Per tutto il primo mese infatti mi sentii terribilmente disorientato. Per lo più scrivevano molto meglio di me e avevano maggiore dimestichezza con quel genere di corrispondenza. Io fino ad allora non avevo quasi mai scritto una lettera seria. Trascorsi quel periodo con i sudori freddi, ma in qualche modo me la cavai. Passato un mese, nessuno era venuto a lamentarsi della mia scarsa capacità letteraria. Al contrario, la mia reputazione era alle stelle, mi dissero in agenzia. In capo a 3 mesi erano addirittura dell'avviso che grazie alla mia guida anche le mie corrispondenti stavano facendo notevoli progressi. Stranamente sembrava che quelle donne nutrissero una sincera fiducia in me come maestro. Allora non lo potevo capire, ma a ripensarci adesso credo che fossero semplicemente molto sole. A loro bastava poter scrivere a qualcuno, creare un rapporto di reciproca indulgenza, non desideravano altro. Dall'inverno dei 21 anni alla primavera dei 22 vissi in quell'harem fatto di lettere, come un otare a zoppa. Le corrispondenti mi mandavano ogni sorta di lettere, ce n'erano di noiose, allegre e tristi. In un anno credo di essere invecchiato di 2 o 3 insieme. Quando per non so quale ragione dovetti lasciare quel lavoro, tutte le donne alle quali avevo fatto da guida lamentarono il loro dispiacere. E anche a me in un certo senso dispiaceva, benché fossi un po' stufo, ad essere sincero, dell'attività in sé. Riguardo agli hamburger, riuscii a mangiarne uno cucinato dalla donna che me ne aveva descritto la preparazione. Lei aveva 32 anni, niente figli, un marito con un buon posto in una multinazionale prestigiosa, forse la quinta nella graduatoria nazionale. Quando le annunciai nell'ultima lettera che con mio rincrescimento alla fine del mese avrei lasciato quel lavoro, lei mi invitò a pranzo. Scrisse che mi avrebbe preparato un normalissimo hamburger. Le regole dell'associazione lo vietavano, ma io decisi di accettare ugualmente senza stare a pensarci troppo. Non c'è nulla che possa fermare la curiosità di un ragazzo di 22 anni. Il palazzo dove abitava quella signora si trovava lungo la linea ferroviaria Odakyū. Un appartamento adatto a una coppia senza figli, molto in ordine. I mobili, le luci, la maglia che lei indossava non sembravano costosi, ma mi piacevano. Lei aveva l'aria molto più giovane di quanto mi aspettassi e a sua volta si stupì di apprendere che avevo molti anni meno di quanti avesse immaginato. Penso Saiety non rivelava l'età dei penmaster. Terminato di stupirci l'uno dell'altra, avevamo rotto il ghiaccio. Mangiamo i nostri hamburger e bevemmo del caffè in un'atmosfera insolita. Sembravamo passeggeri che avessero perso lo stesso treno. L'appartamento era al terzo piano e dalla finestra si vedeva la ferrovia. Quel giorno c'era un tempo magnifico, i balconi degli alloggi intorno erano pieni di trapunte e lenzuola. A volte si sentiva il rumore di qualcuno che batteva le coperte col battipanni. Un suono strano, privo del senso della distanza, come se venisse dal fondo di un pozzo. Gli hamburger erano squisiti, ben conditi, croccanti in superficie, innaffiati dal sugo della carne. Anche la salsa era perfetta e quando le feci i complimenti lei ne fu felice. Finito di bere il caffè parlammo di noi mentre ascoltavamo un disco di Burt Bacharach. Io però non avevo molto da raccontare, così parlò quasi sempre lei. Negli anni da studentessa avrebbe voluto diventare una scrittrice, mi disse. Era un'ammiratrice di François Sagan, sulla quale mi fece un lungo discorso. Le piaceva soprattutto M.V. Brahms. A me la Sagan non dispiaceva, perlomeno non la trovavo noiosa come la giudicavano tutti. Non ho scritto nulla però, concluse. È ancora più che in tempo, risposi. È lei che mi ha detto che non sono in grado di scrivere, ribatté la signora ridendo. Arrossii, a quell'età arrossivo facilmente. Però nelle sue lettere c'erano dei passaggi molto sinceri. Lei non rispose, si limitò a sorridere lievemente, un sorriso appena accennato, forse una frazione di centimetro. Perlomeno leggendo la sua lettera mi è venuta una voglia di mangiare un hamburger.
Probabilmente in quel momento aveva fame, commentò lei in tono gentile. Poteva anche darsi. Il treno passò con un rumore sordo sotto le finestre dell'appartamento. Quando furono le 5 dissi che era tempo di andarmene. Fra un po' suo marito tornerà a casa, penso che debba preparare la cena, dissi. Mio marito torna tardi, tardissimo, rispose la signora con la guancia appoggiata sulla mano. Deve essere molto occupato. Già. Una pausa. Come le ho forse detto nelle lettere, non andiamo molto d'accordo. Cosa avrei potuto rispondere? Comunque non fa niente, continuò lei in tono pacato e le sue parole suonavano sincere. La ringrazio per la nostra lunga corrispondenza. È stato molto piacevole. Anche per me e grazie per l'hamburger. Ancora adesso che sono passati 10 anni, ogni volta che prendo la linea Odakyu e passo vicino alla sua casa mi ricordo di lei e di quell'hamburger così croccante. Ho scordato quali fossero le sue finestre, ma ho l'impressione che al di là dei vetri quella donna stia ancora ascoltando da sola Burt Bacharach. Chissà, forse quella volta avrei dovuto fare l'amore con lei. Non lo so. Ecco il tema di questo racconto. Ci sono tante cose che, pur andando avanti negli anni, continuo a non capire. Thank you.